Che poi che cazzo vuol dire costi-benefici? Eccolo qua. Lui è il padre di tutti gli scappati di casa. Cioè, il comico non può essere politicamente corretto. È irriverente per natura. Lui, però, Beppe, devi farci un favore. Devi farci capire bene quando fai il politico e quando fai il comico. Ti metti un cartello al collo così capiamo. Oggi comico. Oggi politico. Ottimo. No, perché la satira è sempre contro il potere. E se tu adesso in Italia sei il potere, la risolvi? Ti mandi a fanculo e poi ti quereli da solo? Galleria. In più mettici che Beppe ogni tanto ha l'ansia di far vedere che è colto, no? Di roba, allora prima lo spettacolo si bombarda di Wikipedia, memorizza tutto quello che puoi e poi va sul palco e vomita tutto. Un gran calderone, facendo anche pensare agli altri che non sanno un cazzo. La zebra! Perché bianca e nera? L'aria, andando nei peli neri, si scalda e si raffredda col pelo bianco e abbassa la sua temperatura. I giapponesi fanno gli edifici bianchi e neri con una vernice... Cazzetto! Dale giapponese con Cupertino, termiti, zebra, cazzo! Se metti una zebra vicino a Cupertino diventa benissimo gli ingegneri del mondo! Porca puttana, tu metti la zebra! Cioè, non è un comizio, è una paella. Cioè, mica mischia tutto, no ma... No, ragazzi, però... No! Ma no, ma... Che ascoltarlo, lo ascolterei per ore, come fare zapping su Sky, senza nemmeno cambiare canale, vedi? Cioè. Non mondo, perché le termiti arrivano a controllare i flussi! La zebra! Perché bianca e nera? L'aria, andando nei peli neri, si scalda e si raffredda col pelo bianco e abbassa la sua temperatura. I giapponesi! Solo che poi, da comico, non è che si è inventato una compagnia di cabaret che fa tournée nei teatri, no, si è inventato i 5 Stelle, una compagnia di cabaret che va in tournée a Palazzo Chigi. E no, 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 sentitelo qua quando parla di tecnologia, sentitelo. Vai, sono vai. Andato in Spagna, sì, a vedere il modulo che spareranno a 1000 all'ora, sì, su magneti, tolgono l'aria, non c'è attrito, non consuma energia, anzi la fa mentre va, la fa e la cede alla rete. Come fanno? Il progetto va in rete, 800 ingegneri! Mi dicono sì, ma dove lo fate questo robot? Dico io in un inglese un po' improvvisato. E loro mi dicono, questo robot è stato fatto a Genova. Sta donzella. Le menti girano, non scappano, girano, torneranno tutti perché qui si sta da Dio e lo sanno. Le menti girano, cazzo, 800 ingegneri che hanno i robot che girano, Genova, Los Angeles, porca puttana, treni che vanno 1000 all'ora, che togli l'aria dentro, facilissimo. Ora io, Peppe, guardami ti prego, perché ti piacciono i treni che vanno a 1000 all'ora, mm? E allora perché i 5 Stelle vogliono bloccare il terzo valico tra Genova e Milano che andrà a 160, cioè non so come dire. No, ma hai capito? Cioè, poi ti chiedi perché fanno i robot a Genova e poi li mandano a Los Angeles, ma perché ci mettono meno che ad arrivare a Milano? Cioè vanno a Los Angeles, le menti girano, ma dopo un po' anche le balle dei genovesi girano. Cioè, il volo intercontinentale Milano-Los Angeles dura 14 ore, il treno regionale Milano-Genova ce ne mette 18. E devi... Aspetti, ma sono pezzi che dovrebbe fare un comico puro, uno che non ha niente a che fare con la politica. Capito? Un comico, non so, adesso... che ne so, Renzi. Ecco, allora sì, cioè, perfetto. Capisci? Pensa a lui che vede uno spettacolo di Beppe Grillo e fa, adesso lo faccio anch'io. Cioè, Beppe, lui poverino, fa quello che può, come dice lui, pancia a terra, no? Ma nell'entusiasmo non distingue un paradosso comico da un decreto legge. A volte in un teatrino fare una battuta sulle grandi opere e ha bloccato tutto.
ma tutto sud del paese che si è fermato. Terzo valico Milano-Genova, Gronda di Genova, TAV Verona-Padova, raddoppio ferroviario finale Andorra, tunnel di Piazza Baldiserra-Torino, TAV Brescia-Verona, Pedemontana-Lombarda, Pedemontana-Veneta, passante Bologna-Bretella-Modena, aeroporto Firenze, TAV Firenze, metro C-Roma, ponte dei congressi Roma, linea 6, metro Napoli, TAP Lecce, termovalorizzatore Messina-Darsena-Livorno, autostrada Parma, TAV Livorno-Lione, tunnel del Bre. Opere finanziate, cantieri in corso, lavori quasi finiti, tutto bloccato, con la scusa delle valutazioni, costi e benefici. Toninelli ha bloccato tutto, fatto tutto lui, che poi che cazzo vuol dire costi e benefici? Ma voi pensate un attimo se a Parigi avessero fatto la valutazione costi e benefici. Oggi al posto della Tour Eiffel probabilmente ci sarebbe un parcheggio di Leroy Merlin, vi rendete conto? Una 60 di umidità in tutto il mondo, perché le termiti arrivano a controllare bianca e nera l'aria. Sono andato in Spagna a vedere il modulo, mentre va la fa e accede alla rete. TAV Verona-Padova, raddoppio ferroviario finale Andorra, tunnel di Piazza Darsena-Livorno, autostrada Parma, TAV Livorno-Lione, tunnel del Brennero.